questo numero del Salus TG, ancora forte lo stigma sulla psoriasi. FIMG, la redazione del piano terapeutico, allunga liste d'attesa e costi. Ok dell'UE a farmaco anticancro del seno avanzato con Jenny Jolie. Sono circa 2 milioni e mezzo in Italia le persone che soffrono di psoriasi, malattia autoimmune sistemica i cui segni più evidenti riguardano la pelle, arrivando a manifestarsi, in circa il 10-20% dei casi, su oltre il 60% del corpo. Una condizione questa che crea ancora oggi una forte discriminazione. Molto spesso i pazienti ci raccontano che viene chiesto loro ma che cos'hai, ma perché, ma ti sei fatto vedere. Quindi è una patologia che condiziona molto i rapporti sociali, la qualità di vita. Non c'è nessuna ragione però per cui la psoriasi faccia paura. Non è contagiosa, non è infettiva, quindi non è trasmissibile in nessun modo. La redazione del piano terapeutico impatta sul lavoro del medico, allunga le liste d'attesa e rappresenta per il sistema sanitario nazionale un costo pari ad almeno 17 milioni di euro. A dimostrarlo uno studio condotto dalla FIMG su 1130 medici di medicina generale e più di 1.600.000 assistiti. La Commissione europea ha approvato olaparib come monoterapia per il trattamento di pazienti adulte con carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico con mutazioni dei geni BRCA1 e 2 e che presentano il recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano negativo, la cosiddetta forma con i geni Jolie, dal nome dell'attrice Angelina Jolie, portatrice di questa mutazione e sottopostasi a mastectomia preventiva. L'approvazione di olaparib arriva dopo la pubblicazione dei dati dello studio Olimpiad, che ha dimostrato con olaparib la riduzione del rischio di progressione di malattia o morte del 42% rispetto alla chemioterapia.